E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Come state? Spero bene, anche perché questo giovedì purtroppo per impegni personali non sono riuscito a caricare un video e dunque vi siete persi una puntata. Però non vi preoccupate perché cerchiamo di recuperare soprattutto nel periodo natalizio, ovviamente parenti permettendo. In ogni caso partiamo subito con questa nuova puntata in cui vi mostrerò come creare un personal icon pack sul proprio smartphone Android. Tutto semplice, tutto gratuito, tutto molto funzionante, l'ho testato e devo dire che è davvero, davvero molto interessante. La prima cosa da fare ovviamente è recarsi sul Play Store, nel caso in cui vi scocciate, non vi preoccupate perché il link dell'applicazione ve lo lascerò qui in descrizione. In ogni caso andando sul Play Store dovremo scrivere Icon Pack Studio. Una volta scritto questo, ci ritroviamo di fronte a questa applicazione qui. Ovviamente la prima cosa quindi è installare l'applicazione ed una volta aperta l'app potete vedere come praticamente l'app ci dice quali sono i nostri icon pack attivi e quali sono stati gli icon pack recenti. Ovviamente se questo non ci interessa perché dobbiamo vedere nello specifico come funziona, basta cliccare sul tasto più proprio per iniziare a creare il nostro icon pack preferito. La prima cosa da fare è scegliere una delle forme che deve avere il nostro icon pack. Ci saranno quattro, nello specifico, operazioni iniziali da fare, che poi saranno sostituite da altre operazioni di personalizzazione più intensa. Dopo scelta la forma, la seconda operazione da fare è scegliere il colore che il nostro icon pack deve avere. Abbiamo una serie di impostazioni che possiamo per l'appunto settare. Io in questo video setto lascia colore Apple. Che significa? Significa che una volta selezionato praticamente l'icon pack personalizzato, si cambierà il colore dell'icona a seconda dell'icona stessa. WhatsApp sarà verde, Facebook sarà blu, un esempio. Dopo aver selezionato questo, possiamo scegliere nello specifico altri parametri, quali i colori personalizzati e soprattutto quello che è l'effetto da dare al nostro icon pack, che possono essere effetti di luce, traslucidi o d'ombra. Possiamo attivarli tutti e tre, come possiamo attivarne una sola. Una volta cliccato sul tasto verde, cioè sul tasto di OK, possiamo accedere alla seconda fase di personalizzazione, che sarà un bel po' più intensa. In questa fase, alla fine della personalizzazione, potremo decidere se sostituire l'icon pack iniziale creato dalle quattro fasi, per l'appunto che abbiamo appena visto, con l'icon pack personalizzato in tutte e due le fasi, oppure possiamo dire lascia l'icon pack delle quattro fasi iniziali più l'altro icon pack che andiamo a creare. Ne creiamo due in un colpo solo. Io personalmente preferisco sempre fare in due fasi distinte un icon pack completo che va per l'appunto a creare una sola app sul nostro sistema operativo, perché poi in effetti questo andiamo a fare, creiamo una vera e propria applicazione. Di conseguenza, dopo aver personalizzato questo nello specifico, ci saranno altre fasi di personalizzazione. La prima fase che ci salta all'occhio è quella di personalizzare lo sfondo dell'icon pack. Possiamo dire nello specifico che lo sfondo è personalizzato su tanti tanti parametri che non sto qui ad elencarvi, ma che comunque sono tutti free tranne un paio. Da qui in poi, infatti, ci saranno alcune impostazioni che saranno personalizzate se non erro al costo di 2 euro. Cioè con 2 euro ci compreremo la versione Pro e possiamo personalizzare il nostro icon pack come meglio crediamo. In ogni caso, scaricato ovviamente e personalizzato quello che è lo sfondo, si passa poi alla personalizzazione del logo interno dell'icona. Quindi altra cosa molto molto interessante, e dopo il logo interno è personalizzabile sia il colore sia gli effetti, soprattutto negli effetti c'è da vedere e soprattutto da dire che ci sono un paio di effetti che si scaricano purtroppo per forza con la Pro. Una volta cliccato sull'occhio in alto a destra per vedere come sarà il nostro compact, che potete vedere ho creato per l'appunto con voi qui in diretta in 3 minuti ed è davvero molto molto semplice. È anche molto carino, devo dire la verità. Se il nostro occhio ci mostra delle applicazioni che per l'appunto ci gradano, ci piace per l'appunto l'app e l'icon pack creato, allora possiamo salvarlo e condividerlo. Che significa condividerlo? Condividerlo significa per l'appunto dare l'ok al nostro smartphone che inizierà un rendering dell'icon pack che vedremo nell'icona delle notifiche. Una volta completato il 100% del rendering, ci dirà: ciao, vuoi installare questo APK? Vuoi installare questo icon pack? E noi benissimamente cliccheremo sì. Cliccando sì, installiamo l'icon pack e possiamo con qualsiasi launcher installarlo. Utilizzando, per esempio, non so, io utilizzo Nova Launcher. C'è da dire questo: una volta creato l'icon pack, per installarlo e utilizzarlo, ovviamente ci vuole un launcher alternativo che si differenzia per l'appunto da quello stock del vostro smartphone. Se non sapete che cos'è un launcher, non vi preoccupate, in descrizione troverete sempre i link a tutte le mie pagine Facebook, Telegram ed Instagram. In particolare su Telegram c'è un gruppo con
500 e passa utenti, potrete tranquillamente accedervi e parlare per l'appunto con noi, con me in persona, su quel che sono i vostri dubbi, su questo sono launcher e qualsiasi domanda per l'appunto che vogliate fare. E una cosa molto particolare da dire e molto utile è che ho notato col senno di poi è che ogni qualvolta noi creiamo un icon pack e lo utilizziamo ad esempio e successivamente andiamo ad installare delle applicazioni, l'applicazione Icon Pack Studio ci dirà: ciao, vuoi aggiungere l'applicazione appena installata al tuo Icon Pack personalizzato? E noi ovviamente cliccando sì o no potremo far sì che quell'app resti praticamente aggiornata e quindi personalizzata anch'essa. Dunque nulla ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata, spero vi sia piaciuto il video, vi invito quindi a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link a tutti i miei social, in particolare Instagram e Telegram, sono molto molto attivo. E quindi nulla ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata di giovedì.